Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Demetrio Stratos, pseudonimo di Evstratios Dimitriou, fu un rinomato cantante, polistrumentista e musicologo greco naturalizzato italiano, celebre per il suo ruolo di frontman delle band I Ribelli e Area. Biografia. Stratos nacque ad Alessandria d'Egitto da genitori greci e trascorse i primi 13 anni di vita nella città natale, dove studiò pianoforte e fisarmonica presso il prestigioso Conservatoire National d'Atenes. Di famiglia cristiana ortodossa, fin dall'infanzia ebbe l'opportunità di assistere alle cerimonie accompagnate dalla musica religiosa bizantina e di ascoltare la musica araba tradizionale. Questa esposizione multiculturale lo influenzò profondamente, facendogli sentire di vivere come un facchino in un albergo internazionale, immerso nel traffico di culture e musica del Mediterraneo. Dopo la crisi di Suez, nel 1957, la sua famiglia lo mandò a studiare al collegio di Terra Santa a Nicosia, Cipro, dove ottenne il passaporto cipriota. Nel 1962 si trasferì a Milano per iscriversi alla facoltà di architettura del Politecnico e, una volta in Italia, cambiò definitivamente il suo nome in Demetrio Stratos. Nel 1963 formò un gruppo musicale studentesco e iniziò a lavorare come turnista in vari studi di registrazione. Carriera musicale. Nel 1966 debuttò come cantante con lo pseudonimo The Clockwork Oranges, pubblicando un 45 giri con vedette. Nello stesso anno si unì come pianista e voce solista al complesso Beat I Ribelli, con cui rimase fino al 1970, incidendo vari successi come Pugni Chiusi. Dopo aver lasciato I Ribelli, pubblicò il singolo Da Dies Song e nel 1972 fondò insieme al batterista Giulio Capiozzo il gruppo Area, affermandosi nel panorama della fusion e del rock progressivo. Nel 1978 lasciò gli Area per dedicarsi esclusivamente alla ricerca vocale, incrementando la sua fama internazionale. John Cage lo invitò a esibirsi al Roundabout Theater di New York e nello stesso periodo partecipò a un evento della Merce Cunningham Dance Company. Ultimi anni e morte. Il 30 marzo 1979 tenne il suo ultimo concerto a Monza. Colpito da anemia plastica, fu ricoverato prima al Policlinico di Milano e poi al Memorial Hospital di New York, dove morì il 13 giugno 1979. La sua morte avvenne il giorno prima di un concerto benefico organizzato in suo onore all'Arena Civica di Milano, trasformando l'evento in un tributo alla sua memoria. Dalle registrazioni del concerto, cui parteciparono circa 60.000 spettatori, la Cramps trasse un doppio album. Studi sulla vocalità. Demetrio Stratos dedicò gran parte della sua carriera alla sperimentazione vocale, producendo una discografia innovativa. Il suo studio della voce come strumento, influenzato dai cantanti della musica nera statunitense, lo portò a risultati eccezionali. Collaborò con il CNR di Padova e studiò le modalità canore dei popoli asiatici. Le sue ricerche permisero di produrre suoni diplofonici, bitonali e difonici, raramente riscontrabili in una sola persona. Il professor Franco Ferrero, che analizzò la voce di Stratos, confermò la sua capacità di emettere suoni a frequenze elevate senza vibrazioni delle corde vocali, un fenomeno unico. Stratos riusciva a produrre tre fischi simultanei, dimostrando abilità vocali straordinarie. Omaggi e eredità. Molti musicisti hanno dedicato concerti e composizioni a Stratos. Tra questi, la PFM gli dedicò il brano Maestro della Voce e dal 1996 si svolge ad Alberone una rassegna di musica diversa in suo onore. Nel 2005 e 2007 si tenne a Milano il Premio Internazionale Demetrio Stratos per la ricerca vocale e la sperimentazione musicale. Nel 2009 fu realizzato un documentario sulla sua carriera, La Voce Stratos, che include interviste a collaboratori e musicisti. Inoltre, il gruppo Elio e le Storie Tese gli dedicò la canzone Come gli Area. A Stratos sono intitolati l'auditorium degli studi di Radio Popolare, una via a Milano e altre località in Italia. La sua voce e la sua ricerca continuano a ispirare, sebbene la sua eredità non sia stata pienamente riconosciuta dal panorama musicale italiano odierno. Conclusioni. Demetrio Stratos ha spinto i confini della conoscenza vocale,
trasformando la sua voce in uno strumento versatile capace di esplorare territori inesplorati. La sua eredità risiede non solo nella sua musica, ma anche nella sua ricerca continua e nella sua visione di una voce umana capace di esprimere un'ampia gamma di emozioni e significati. Nonostante il suo contributo rivoluzionario, il messaggio di Stratos non è stato pienamente assimilato dalla musica popolare italiana, rimanendo un tesoro per gli appassionati di sperimentazione e ricerca vocale. Come vive un gruppo d'inverno? Che cosa fa? Un gruppo vive molto male, a mio avviso, d'inverno. Sì, esistono i teatri, sono chiuso, ma ci sono difficoltà enormi per prendere questi teatri. E niente, un gruppo ha vita molto dura, l'avevamo anche detto alcuni anni fa, non ha sovvenzioni da nessuna parte. Non ha sindacati, non ha proprio niente. Non avete neanche la mutua? Niente. Un gruppo non ha niente. Ma brevemente, un gruppo cosa fa? Si occupa sempre di musica, o fa delle ricerche sul piano personale, che poi vanno dentro, se vogliamo, il calderone musicale del collettivo, cioè fa delle ricerche per il gruppo, oppure se ha le possibilità di viaggiare. Ecco, io vorrei fermarmi sul viaggiare, che è molto importante. I musicisti europei e americani viaggiano moltissimo, e questo è fondamentale per un musicista. Noi non abbiamo la possibilità di fare dei grossi viaggi, perché appunto i soldi sono, non ci sono, non c'è una grossa vendita all'estero di dischi, quindi sono molto limitate. Quindi non esiste possibilità. O si fanno dei lavori proprio sul piano dell'arrangiamento, come fa Ares e Giulio, ricerche sulla voce con questo istituto di foniatria e di glottologia, come faccio io, il CNR a Padova, ricerche sui limiti del linguaggio, o ricerche proprio sul piano compositivo, come fa Fariselli Patrizio qui. Ecco, ma un cantautore italiano, Francesco Guccini, ha proposto utopicamente che ai cantautori venga data mutua pensione e che venga pagato dallo Stato. Ecco, tu cosa ne pensi di questa proposta? È una statalizzazione. Gli area irizzati. Ma in linea di massima, se può servire a portarci dei soldi, ben venga. In realtà non mi interessa molto il mio futuro, mi interessa il presente e quello che sto facendo. Riguardo così all'inverno, è chiaro che noi con i proventi dei concerti estivi non riusciamo a vivere l'inverno. Vi ho già spiegato le nostre attività, tra le quali c'è lo studio nostro di ricerca sugli nostri strumenti singoli e come gruppo area in varie direzioni, no? Che possono essere, vabbè, il nostro lavoro in quanto tale, o musica per film, o musica per teatro e altre cose. Ecco, tu che lavoro fai d'inverno specificamente? Che ricerca conduci? Io ho portato avanti per ora una ricerca su una diversa gestione dell'improvvisazione. Il materiale che io uso in questo caso è il pianoforte. Ho documentato su disco anche questa attività, un disco che si chiama Antropofagia. E niente, è tutto qui. Tu, Demetrio, stai facendo delle cose col Centro Nazionale Ricerche, me ne vuoi parlare? Sì, io ho fatto un disco 2 anni fa su una ricerca sui limiti del linguaggio, sulla voce. Oggi sto facendo un altro. E non l'ho ancora completato, proprio ancora sui limiti del linguaggio. Mi sono spinto più in dentro su queste voci interne. Non è un concetto teologico. Voci interne vuol dire le risonanze interne del corpo, dove sono amplificazioni musicali sulle voci. Possiamo controllarlo, quindi è possibile guardare. Io adesso sto guardando la mia voce e riesco a controllare i muscoli facciali per fare questa, se vogliamo, questa imitazione del flauto.